Bene, l'ultima volta abbiamo visto come pubblicare uno spazio. Abbiamo visto che se avete già qualche cosa di vostro fatto in Blender e esportabile in formato FBX, si può importare in Unity tranquillamente, trascinandolo. Non l'abbiamo fatto vedere, ma insomma, mi sembra che negli ultimi anni l'avessi fatto diversi video che lo facciamo vedere invece. Però comunque sappiate che si può, non si possono importare GLB direttamente, ma se sapete esportare con Blender, soprattutto in FBX, non c'è problema. Adesso vediamo un po' invece di costruire un oggetto che segue praticamente, che faccia uno scripting. Quindi cosa facciamo? Andiamo, quindi chiudiamo praticamente la nostra immaginina, andiamo qua dentro. Qui abbiamo detto che non lo facciamo questa cosa qua, andiamo nella nostra scena Pluto e proviamo a prendere questo oggetto qua, che è il cubo, e questo cubo lo facciamo diventare interattivo. Quindi vediamo tutti i passi che ho fatto per produrre quell'oggetto che è prefab. Adesso per il momento non parliamo di prefab perché per chi viene da fuori può essere un casino. Tenete conto che quando siete dentro nel vostro spazio, tra l'altro avete un'indicazione di quanto spazio state occupando, quanti mesh e quante texture. Tenete conto che c'è un vincolo, quindi non potete avere in teoria più di 500.000 vertici, quindi ad esempio già la scena dell'albero della vita che era 1,5 milioni vertici non va bene. La memoria del texture memory non può essere più grande di 200 MB, anche lì probabilmente bisogna fare attenzione, e non bisogna avere più di 75 materiali. Ora, una volta se voi siete all'interno di questi limiti, diciamo, potete lavorarci sopra. Quindi prendiamo questo cubo e vogliamo renderlo interattivo. Allora, per renderlo interattivo è sufficiente aggiungere un componente, add component, che si chiama interactive, spatial interactable, scusate. Allora, interactable vedete che compare un anello attorno. L'anello indica qual è la distanza minima con la quale si può interagire. Quindi normalmente il default è 5 metri, ma si può allungare o restringere a seconda che vogliate poter interagire con l'interactable da una distanza più o meno grande. Una volta che si interagisce con l'interactable, però bisogna offrirgli. Allora, si può lavorare anche qua. Infatti, io in uno dei video che ho fatto nei mesi scorsi avevo lavorato sulle liste, no? Cioè, praticamente avevo messo. Quando si interactava o interact event, mettiamo un evento un insieme di oggetti, però noi vogliamo aggiungere una script machine. Script machine, così vediamo un po' come funzionano gli script grafici. Quindi, come funziona la script machine? Si fa add components, non si fa new script, ma si cerca machine. Vedete che c'è una script machine. Script machine abbiamo source graph. Qui abbiamo, se abbiamo già uno script graph pronto, lo andiamo a prendere, se no facciamo new. Quindi facendo new, praticamente ci chiede dove lo creiamo questo script machine, facciamo script Pluto, ok? A questo punto c'è lo script Pluto pronto e facciamo edit graph. Allora, facendo edit graph abbiamo il nostro primissimo script vuoto, non fa nulla, però possiamo lavorare su questo script. Come lavoriamo su questo script? Allora, qui innanzitutto abbiamo due eventi fondamentali che sono quando parte, diciamo, l'applicazione Unity e quando ogni volta che viene fatto un frame, sostanzialmente, nella tab update. Serve per esempio per farlo ruotare o per farlo muovere secondo determinati crismi. Ma noi vogliamo fare in modo tale che ci dica qualcosa quando viene premuto. Quindi facciamo tasto destro, aggiungiamo un node. Serve un evento e gli eventi, andiamo a prendere gli eventi spatial e gli eventi spatial facciamo interact. Qui sembra semplice, ma a spatial interactable, ecco, on interact. Ecco, abbiamo questo evento qua. Allora,
Come funziona sostanzialmente? Un click sarebbe per chi viene da Second Life. Allora, un click, praticamente viene cliccato e cosa dobbiamo fargli fare? E qui dobbiamo dirgli che cosa far fare. Adesso non gli facciamo fare niente, non possiamo fargli scrivere in chat, come si fa normalmente in Second Life, ma gli facciamo un debug, log, quindi gli facciamo loggare un messaggio. Come vedete c'è praticamente quando, questo qui è la stessa stregua di un start on update, quindi quando viene cliccato deve fare un log. Cosa deve loggare? Un input, e l'input è semplicemente, per esempio, mi hai cliccato. Quindi vedete che ci sono varie possibilità da dargli al log, gli diamo una stringa e nella stringa gli diciamo mi hai cliccato. Ok. Allora, facendo in questo modo, praticamente cosa succede? Ogni volta che viene cliccato, fa un debug di quella stringa. Perché faccio vedere questo? Perché il debug è fondamentale per poter capire se il nostro script funziona, non funziona, perché non funziona e via discorrendo. Così è già un programma molto semplice che quando viene cliccato fa un log, mi hai cliccato. Allora, proviamo a vedere se questo, tra l'altro questo qui è un start, non servono niente, questo non servono niente. Qui, se abbiamo sbagliato, basta cliccare col tasto destro quando diventa giallo e togliere praticamente il link, altrimenti lo ripristiniamo così. Quindi, non so se avete notato quando l'ho cancellato quei blocchi che non erano più utilizzati, sono diventati grigi. Questo è un modo per aiutarvi a capire che sono blocchi che non sono utilizzati. Allora, quindi facciamo queste cose, io faccio sempre CTRL S, quindi vedete che non c'è una virgola di coding di quello brutto, però ci sono questi nodi, ma sono relativamente semplici e per chi viene ad esempio da CoSpaces è abbastanza pulito. L'unica cosa diversa venendo da CoSpaces è che in CoSpaces questo mi hai cliccato sarebbe visualmente dentro il blocco debug. Ma in Spatial l'hanno lasciato fuori per evitare, diciamo, di fare delle cose troppo complicate, no? Nella visualizzazione. Quindi c'è questa leggerissima diversa da cosa diversa da CoSpace, ma per il resto è praticamente identico. Ok, allora l'abbiamo fatto e proviamo a fare allora, la scena è sempre la stessa. La scena l'abbiamo fatta, quindi questo possiamo buttare via questo. Abbiamo vedete che qui è comparso l'indicazione interactive. E cosa facciamo? Facciamo prima di tutto un test. Quindi torniamo a testare la nostra scena, un testo. Tanto ricordate che ogni volta che si fa questa operazione qua, oltre a pubblicare, credo che generi una tab nuova nel vostro browser. E quindi controllate, vedete che ci sono vari sandbox, quindi la precedente la buttiamo via e abbiamo la nuova sandbox. Ok, allora vedete che sembra uguale a prima, però questa volta c'è una differenza, cioè che avvicinandovi nel raggio di azione compare l'interact. L'interact si può interagire sul desktop in due modi, o cliccando qua dentro questo vale, oppure premendo la F. Invece su Oculus mi sembra che si debba proprio avvicinare la manina in qualche modo, oppure col raggio. Adesso l'ho fatto l'altra volta, ma lo provo poi, ve lo faccio vedere se vi interessa. Comunque interagiamo e vedete che non sembra succedere nulla. Perché? Perché lui ha fatto un debug. Il debug non compare nella chat, abbiamo detto, ma compare nella finestra cosiddetta la console degli sviluppatori. Come si agisce sulla console degli sviluppatori? Bisogna fare F12, si arriva in questo, a seconda di Chrome, io uso adesso Edge, dove è leggermente diverso, però c'è una finestra che si apre sulla destra e in questa finestra è possibile accedere alla console, si clicca su console, si filtra eventualmente per qualche cosa, adesso io qui non ho messo nessuna cosa, e qui c'è praticamente l'universo, ecco perché il debug.log sarebbe meglio che siano scritti con un debug, tipicamente metto io. Però mettiamo che io faccia questa cosa, faccio interact, e
E vedete che compare qua, mi hai cliccato. Ora, è talmente interessante questa cosa che compare solo allo sviluppatore. Quindi soltanto chi crea lo script vede, insomma, questa scritta. Se poi questa scritta, è fatta in modo tale da, quindi torniamo, da avere un prefisso opportuno, quindi se noi andiamo nel nostro oggetto, interactable, chiamiamo qua, e in questo oggetto lo script machine che gli abbiamo aggiunto sull'edit, gli mettiamo praticamente quello che faccia praticamente un prefisso, quindi sarebbe debug, 2 punti, mi hai cliccato, okay. Salvo, poi devo fare il test insomma di questa Active Scene, quindi c'è di nuovo tutto il giro di prima, nel senso che ricompila, relink, crea un ambientino locale. Vedete che ci sono, c'era il precedente che ovviamente a questo punto non c'è più, quindi prendiamo Your Sandbox. Ok, sembra tutto uguale a prima. Andiamo Interact, facciamo F12. E nel filter, appunto, se facciamo nel filter, gli mettiamo debug 2 punti, vedete che viene pulitino, e quindi quando faccio interact compare soltanto debug, mi è cliccato. Questa è, diciamo, la cosa principale per poter lavorare tranquillamente, no? Ora, questo oggetto qua che invece ho fatto sulla destra facevo qualcosa di più che non soltanto agire in questo modo, e cioè praticamente cliccandolo cambiava colore e generava un suono, vedete? Non so se si sente, ma dovrebbe. Comunque, nel frattempo vedete che anche lui si è fatto il suo debug, qui c'era già scritto il debug, quindi andiamo a vedere lo script, come l'ho fatto, di questo signore, cioè di questo oggetto che era un prefab. Questo prefab l'ho chiamato pacchio prefab, credo, cube pacchio prefab. Questo cube pacchio prefab, se andate a vedere, praticamente è un prefab object, avevo detto che bisognava farlo diventare prefab aggiungendo questo oggetto, gli ho messo una script machine nel modo che avete visto prima, con edit graph vedete che c'è qualcosina di più. Ora, io farei una descrizione di questo script, ma è più complesso vederlo per quello che fa. Alcune di queste cose servono per consentire agli altri utenti di vedere praticamente quello che viene fatto. Ad esempio, questo qua serve per sincronizzare il nostro oggetto con gli altri. Ma vediamo quello che ci interessa. Quindi io ho fatto quello che si faceva anche in OpenSim, che era quella di avere una variabile che ho chiamato toggle, che era una variabile tanto compaiono graph variables, ma in realtà abbiamo l'oggetto. L'oggetto c'è un toggle. L'oggetto toggle è una variabile toggle che ho creato su Unity, cioè praticamente è possibile, però ne possiamo creare n. Le variabili possono essere create a livello di scena, a livello di oggetto, a livello di questo grafo, oppure dell'intera applicazione, oppure persistenti fra ogni lancio. Quindi in realtà è molto potente, molto, molto più potente di OpenSim o di Second Life per intenderci. Una volta che mi sono fatto una variabile di oggetto che si chiama toggle, potevo trascinarla da qui e quindi potevo leggerne il valore. Allora, perché ho bisogno del valore? Perché quello che viene fatto è che se si checka se il valore è vero, allora viene posto il materiale blu. Vedete che fa if. Praticamente è vera quella, viene impostato il materiale blu, se invece è false viene impostato il materiale a un altro color red, cioè colore rosso, color blu e color red. E dopodiché viene fatto partire questo nodo che fa il play di un clip, che è questo, che è quel suono che vogliamo sentire. Quindi in questo modo si ottiene sia il cambiamento del colore, che il suono associato. Adesso non ve lo faccio vedere passo per passo perché diventerebbe lunghissimo il video, però
Questo è il modo per ottenere quel mestiere. Quello che viene prima è di dire che questo, tutta questa impalcatura viene fatta sostanzialmente quando si clicca su Interact. Quando si clicca su Interact si dovrebbe andare praticamente a questo schema, questo schemino, per vedere se la variabile è impostata giusta. Ma se notate, io ho un pezzo in cui prendo il valore precedente della variabile, lo nego, quindi lo faccio diventare, se era vero lo faccio diventare falso, se era falso lo faccio diventare vero, e la reimposto il valore della variabile a quel valore che ho invertito. Quindi la prima cosa, quando io faccio il click, viene invertito il valore della variabile, viene fatto un log perché così mi vedo il valore della variabile una volta che è stato invertito. E poi, ecco, devo prendermi, ecco, questa è una cosa interessante perché la variabile posso cambiarla, ma per cambiare il materiale in modo tale che lo vedano anche gli altri, devo essere l'owner dell'oggetto. Se non sono l'owner, non posso fare il set material, no? Il set material in modo sincronizzato. Quindi devo prima prendermi l'ownership. Questo esisteva anche in VRChat, una cosa molto simile, e poi posso chiedermi a questo punto e decidere quale materiale e quale suono impostare. Se non avessi fatto il takeover, il set material e il play clip sarebbero stati su base locale, cioè lo faceva soltanto chi ha cliccato, ma non veniva sentito e non veniva visto il materiale dagli altri che eventualmente nella stessa cosa. Questa parte qua invece l'ho dovuto mettere perché la variabile l'ho messa synced, ma quando un'altra persona faceva il click, quindi cambiava lo stato, cambiava effettivamente la variabile perché l'avevo impostata a synced, ma non cambiava il colore. Quindi ho messo questo attributo per cui se mi accorgo che cambia questa variabile, perché un altro ha cliccato, allora faccio questo log. Ma soprattutto rimposto il material e eventualmente genero il suono. Adesso sembra un po' complicato, ma in realtà, come vedete, questo qui è un programma completo che il cui obiettivo è quello di impostare il materiale e suonare un suono, quindi questa parte qua sotto, ma il tutto è coperto da una serie di nodi che servono per invertire il valore della variabile in modo tale da poter avere un materiale piuttosto che un altro, quindi usare un materiale alternativamente a un altro, e poi è stato messo anche il pezzettino che permette di sincronizzare tutto. Se non avessi avuto bisogno di provare, perché io ero San Tommaso, volevo vedere cosa succedeva, non c'era bisogno di questi blocchi di log, e quindi sarebbe venuto 1, 2, 3, no, 3, 4, 5, quindi sono 5 blocchi in meno, quindi percentuale di blocchi che ho messo soltanto per loggare, che come avete visto si vede tranquillamente. Allora, a questo punto vi faccio solo vedere cosa verrebbe prendendo il prefab, questo, vedete se abbiamo questo oggetto che si esplora, quindi se lo clicco praticamente cambia colore, e prendo il link, questo, vi faccio vedere cosa succederebbe su un ipotetico altro persona che entra. Questa è la cosa che è sempre un dramma, in tutti gli altri. Mi sembra che è fatto sulla stessa. Ok. Ah, ecco, questo qui è il. No, però adesso è giusto. Allora, cosa succede? Che questo praticamente è il nostro secondo, lo estraiamo, quindi vedete che abbiamo il nostro. No, nostri due cosi, ok? Questi qua. Quindi, se noi praticamente. Allora, mettiamo questo a sinistra e questo a destra. Questa a sinistra, ok. Allora, così vedete chiaramente praticamente due utenti che entrano. Allora, cosa succede? Che
Beh, potremmo vedere il debug log, però se questo primo oggetto su cui non avevo messo tutte le sincronizzazioni, non, cioè se lo fa uno, quindi se io faccio praticamente se interagisco su questo, quindi praticamente no, faccio F12 un po', quindi è difficile da vedere qua, no, non era F12, cioè non è questo contesto, però lo vediamo praticamente di nuovo come, scusate, ok, vedete qui c'è il debug eccetera, però cosa succede? Che torniamo al nostro, ok, siamo qua, quindi se qua è difficile da vederlo. Comunque, supponiamo che io clicco a questo, vedete, lo interagisco, diventa blu. Allora, se vado comunque nell'altro, oggetto, vedete che è diventato anche blu. Quindi sono praticamente blu e sono sincronizzati sia come posizione. Qui, tra l'altro, se questo qui, essendo un prefab, lo posso spostare e lo posso, per esempio, metterlo qua. E se vado nell'altro utente che ha fatto, vedete che anche lui si vedrà l'oggetto spostato. Questo è ideale perché nel momento in cui è sincronizzato, praticamente potete aprire una porta con una script da una parte e tutti gli altri possono vedere la porta aprirsi, ad esempio, cosa che è importante, cioè potrebbe essere voluta per fare delle escape room che funzionano per tutti e non solo per chi la gioca. Ora, solo una cosa volevo farvi sottolineare, per ottenere questo effetto di sincronizzazione, ho dovuto nell'oggetto interactable, quindi praticamente non nel Pluto ma nel Cube, ecco questo qua, ho dovuto metterlo sia interactable, e però gli ho dovuto aggiungere il Synced, Spatial Synced Object, e nel Spatial Synced Object ho dovuto metterci Sync Transform, che mi sembra che sia il default, e poi gli ho dovuto dire praticamente quali sono le variabili che devono essere sincronizzate, perché lui non sincronizza tutte le variabili, ma soltanto quelle che gli si dice. E gli ho detto che la variabile toggle di questo oggetto deve essere sincronizzata. Quindi c'è la variabile di scoping object, che si chiama toggle, di tipo booleano, deve essere sincronizzata con tutti quelli che lavorano che si sono collegati in quel momento. Chiaramente più variabili devono essere sincronizzate, più lavoro deve fare, quindi è responsabilità di chi scripta di tenere il minimo possibile di variabili sincronizzate e di generare, come abbiamo visto, le corrispondenti, edit graph, quindi torniamo su edit graph, le corrispondenti on synced change, variable changed, in modo tale da poter mantenere, diciamo, tutto allineato. Ora, questo è tutto per lo scripting in maniera, diciamo, elementare, però facendo in questo modo si può riuscire a fare tutto quello che si faceva in VRChat, che tra l'altro era moltissimo, tutto quello che si faceva in OpenSim, che in realtà in alcuni casi era molto meno sofisticato, quindi facciamo molto di più di OpenSim, e possiamo fare più o meno tutto quello che facciamo in CoSpaces. Ma possiamo fare molto di più, e il linguaggio grafico visuale che vedete in realtà è sofisticatissimo, e i nodi a disposizione sono in realtà, mi sembra, dell'ordine dei 15-20.000, quindi ci sono una quantità di possibilità grafiche che si possono fare che sono impressionanti. Allora è tutto per questo video, e spero che sia abbastanza chiaro.